una uno dei miei miti, sa quanti, in quanti articoli ho scritto che meritava la nazionale anni fa? Ah. È incredibile. Siamo genitori e poi c'è anche il nipote, no? È andato da qualche parte. Storia in parallelo con quella degli Zaitz, fa occhio, no? Anche se voi tutte e due bulgari? Sì, sì, sì. Ho letto. Sì. Come si chiama? Zlatan, sono Dimitar. Io, Dimitar. Dimitar, e lei invece? Maria. Gli anni ve li posso chiedere o no? Certo, ho compiuto 74 giorni fa. Però e lei? Io ho 73. E è l'unico figlio? Sì. Unico ma basta per tutti. Unico, unico però. Ovviamente giocava anche lei? Tutta la vita. Cioè, tutte e due? La nostra vita è pallavolo. Cosa ha vinto in carriera? Tantissime cose. Ha fatto Olimpiadi? Tre Olimpiadi. Senza podio? Cioè, la prima a Messico 68, seconda a Monaco di Baviera 72 e Olimpiadi di Mosca 80, secondo posto. Montreal c'era il boicottaggio? No, Montreal, non vi siete qualificati. Non siamo qualificati. E a Mosca bronzo? No? Argento, anche grazie al boicottaggio perché mancavano gli Stati Uniti. Figurati, sì, Stati allora. Uniti a questi tempi. No, è stato i più forti erano, non si stavano crescendo. È stato il punto più alto nella storia del pallavolo bulgara, no? Di gran lunga. L'argento olimpico. Anche vice campione mondiale sono a Sofia nel 70. C'era già lei? Io, sì, sì. Mi faccia pensare dall'altezza centrale, no? Sì, centrale. Immaginate. E poi ho vinto due coppe europee. Dove? In che squadra? Con CSKA di Sofia. Il famoso Sesca. E poi nel 69 e poi dopo nel 76. Ha smesso quando? 80. Adesso vive a Piacenza? Oh. No, viviamo a Sofia, però... Ogni tanto, per le partite viaggiamo, importanti. Viaggiamo. Ieri siamo stati 4 giorni a Parigi, abbiamo fatto un giro, adesso siamo qua e fra 4 giorni torniamo. E dopo carriera cosa ha fatto? Allenatore sempre. Cosa ha vinto? Sicuramente allenatore. Ha vinto. Ho vinto tre titoli nazionali. Con? CSKA? CSKA, sì. Naturalmente. Poi dopo sono... Andiamo. E poi dopo sono arrivato qua in Italia, ho fatto il lavoro. Ero il primo allenatore di Berlusconi quando lui ha fatto la polisportiva. Ah, ecco. Grazie, è stato bellissimo. Tante grazie, tanto piacere. Andiamo. Grazie. Per me è un mito, è letteralmente un mito. Grazie. Tanto piacere, grazie. E gli Zlatano, grande soddisfazione, enorme soddisfazione. Zlatano, 3 scudetti in Bulgaria. Fantastico, formidabile.